Allora, eccoci di nuovo insieme, Eboli in pillole, Luigi Squillante, e oggi ci occuperemo di un problema che è sui giornali locali proprio oggi. In effetti una notizia abbastanza importante ed eclatante. Una famiglia viene in effetti deturpata di quelli che sono i suoi diritti. Una casa che viene dapprima assegnata, poi viene sottratta o perlomeno viene occupata da abusivi. Viene occupata da abusivi. Ma la cosa più importante è che, fra l'altro, una famiglia con una persona con problemi un po' particolari. Una ragazza, quindi la figlia di Mimmo Bruno, che purtroppo non ha la possibilità di camminare e che purtroppo usufruisce di una sedia a rotelle per poter deambulare tranquillamente. Il Comune di Eboli quindi indice nel 2006 una graduatoria per quanto riguarda le assegnazioni di case. Sì. Fatta la domanda da parte di Mimmo Bruno. No, a parte di mia moglie, nome di mia moglie. Parte nome di tua moglie, quindi viene fatta questa domanda, viene inserita nella graduatoria, quindi tre sì, persone nel nucleo familiare, tra cui questa persona portatrice di handicap. E che succede? Posto numero 22, mi sembra. 22esimo. 22, e quindi viene assegnata una casa addirittura nel 2011, giusto? Prima ci hanno fatto una proposta di un terzo piano. Ed è questo, 2011? No, sì, 2011. Terzo piano senza ascensore. Quindi, per una persona portatrice di handicap è proprio... Ci vuole un miracolo. Per potersi salire. Credo che sia opportuno forse andare prima a Lourdes e poi poter usufruire di questa casa. Scusate se faccio questa piccola postilla. Quindi, terzo piano senza ascensore, che succede? Abbiamo dovuto rinunciare. Si rinuncia, perché ovviamente non è che ti puoi prendere una segnalando ragazza... Segnalando il problema della disabilità. Ma io credo che già nella domanda sì. Era già ben evidente che nel nucleo familiare esisteva una persona con handicap. Quindi che succede? Si rinuncia, si resta sempre in graduatoria perché purtroppo la casa non è idonea, e nel 2012 arriva un'altra casa, quindi sono... passati ben 6 anni dalla domanda, quindi sì, novembre 2012. In 6 anni ci viene proposto una casa piano rialzato. Piano rialzato, diciamo che si riesce quasi prenderne aspetta. Possesso, nel senso che un piano rialzato si potrebbe anche usare, però ovviamente ci vorrebbe... Sono 7 gradini, con una sedia a rotelle non si può. Non si può non fare, si può. Quindi ci vorrebbe una... Uno scivolo. O un'entrata con l'ascensore. Ma diciamo che uno scivolo... Quindi non era idoneo neanche questo alloggio. Neanche questo è idoneo. Quindi però... Che succede? L'ufficio patrimonio... ti ha fatto una proposta. Ha detto che se rinunciavo anche a questo alloggio avrebbe perso il diritto. E perché avrebbe perso il diritto? Perché aveva già rinunciato a un altro alloggio qui. Ha rinunciato a un altro alloggio, ma che non era idoneo alla famiglia. Ci siamo e rinuncia al secondo perché neanche questo è idoneo. Però che succede? Che proprio perché c'è l'esigenza di avere una casa... Avevamo il problema, quindi abbiamo dovuto accettare per forza questo alloggio. Cioè qualcuno ti ha detto, senti, o questo perdi il diritto. E quindi saresti andato indietro alla graduatoria? Sì, quindi dopo 7 mesi. Allora diciamo che tu hai accettato questa, questa proposta e vai a prendere possesso di questa casa. Quando sei entrato nella casa, che succede? Cioè tu sei allora, entrato no, nella no, casa. Prima di entrare mi avevano detto che c'era una piccola perdita nel bagno e che non c'era lo scivolo. E che l'ufficio patrimonio non aveva soldi per riparare. E per fare lo scivolo, e quindi se io mi accollavo queste spese mi avrebbero dato subito questo alloggio. Quindi mi sono trovato a dovermi accollare queste spese
obbligando a prendermelo perché altrimenti avrei potuto perso perdere il diritto. Quindi che succede? È una casa di quanti metri quadrati? 65 metri quadrati, quindi vuol dire una cucina, due camere da letto. Non era e neanche un bagno. Non era neanche idonea per la metratura, perché gli abbiamo cercato di far capire all'ufficio patrimonio più volte che per una ragazza disabile handicap particolare, e credo che l'ufficio patrimonio ci voleva una camera da letto più ampia, perché ci vuole un letto matrimoniale, poi ci vuole la sedia da credo che siano camere 4x3 poi abbiamo anche un sollevatore, quindi praticamente la devi prendere dal letto, la devi sollevare, la devi mettere sulla sedia e ci vuole spazio, e quindi questo neanche non l'avevano capito e mi ha detto che è il massimo che potevano fare. Io però mi sono informato anche alla CP e mi hanno detto che in un caso come questo avrebbero potuto fare eccezione. Orecchie sorde. Quindi non hanno tenuto conto di questo particolare. Di questo particolare. Non hanno tenuto conto neanche del fatto che ci sia la ragazza. No, poi c'era il bagno che perdeva e c'era il problema della... Allora, novembre 2012 vai in questa casa, ne prendi possesso, dovresti iniziare a fare i lavori. Incomincio a fare i lavori. Inizi a fare l'imbiancatura, dovresti riparare. Poi c'era un infisso, altrimenti l'avrebbero tolto. Che c'era. Quindi praticamente incomincio a fare i lavori e a luglio mi rendo 2013. Conto che a luglio 2013 mi rendo conto che le spese erano superiori, anche perché poi abbiamo avuto un'altra notizia, un altro problema in famiglia. Mia moglie ha l'ernia a furia di sollevare la bambina, ormai c'è l'ernia dimostrabile, quindi invece di preoccuparci della riparazione del bagno e invece di preoccuparci dello scivolo, ci saremmo dovuto preoccupare del sollevatore elettrico da poter montare, quindi le spese sarebbero state esorbitanti. Quindi ho comunicato in scritto, per iscritto tramite protocollo, che non ero in grado di poter riparare il bagno perché questa perché non era piccola perdita che avevano segnalato, una richiesta da parte della ditta e quindi circa 4-5 mila euro per riparare il bagno, perché in effetti era si doveva rompere da capo per vedere dove si perdeva. Quindi diciamo 5 mila euro per poter riparare. Poi il ci volevano altri 6-7 mila euro per fare lo scivolo, perché doveva essere comunque Poi qua c'è un altro discorso: nei protocolli abbiamo chiesto sempre il permesso di poter costruire, ma non ci hanno mai risposto. Quindi sarei andato a fare delle spese anche col rischio che qualche cosa non andava. Ma poi fra l'altro comunque nelle spese poi dello scivolo c'era anche quello del tecnico, perché il tecnico comunque per la progettazione la progettazione doveva essere effettuata quindi, da un tecnico quindi, esterno al comune, quando anche il comune poteva anche rendersi conto e quindi fare le stesse il progetto di questo scivolo. Dopo aver comunicato questo protocollo non si sono preoccupati di stabilizzare tutto, ma si sono preoccupati con una risposta che sarebbero stati disponibili a sostituire l'alloggio. Stiamo parlando sempre di luglio 2013. Luglio 2013, quindi noi siamo rimasti in attesa di un altro alloggio, magari con l'ascensore piano, che arrivasse nello stesso piano, e avremmo lasciato questo alloggio. Però nel frattempo io comunque sono stato lì a cercare di continuare a risolvere il problema, nell'attesa del problema. Ho pagato la corrente, ho pagato il telefono, ho pagato il condominio, cioè quindi ho fatto per 13 anni e 13 mesi le spese dovute. Poi ci sono state una serie di protocolli. Praticamente in questi protocolli loro mi dicevano: voi dovete entrare, altrimenti perdete il diritto. E io dicevo: va bene,
conosco la legge dell'articolo 20 che entro 30 giorni bisogna entrare, ma conosco anche la legge, articolo 300 e distro, che non mi ricordo, dove ti dice che il comune ti deve dare l'alloggio chiave in mano, nel senso di essere un alloggio problemi. Perfetto, abitabile. E quindi addirittura io ho letto che questo articolo addirittura è un reato. E qui vorrei far capire anche a tutti quelli che hanno avuto un alloggio che quando si accollano la responsabilità della riparazione dell'alloggio, cioè contribuiscono a favorire da parte del patrimonio a un reato, cioè loro commettono un reato quando non danno la casa come si deve. Quindi io in primis ho collaborato inizialmente, fortunatamente ho comunicato con un protocollo a luglio che non potevo aggiustare, quindi per me questo esonero da parte loro di non aggiustare la casa è decaduto da luglio 2013. Però c'è un altro problema adesso che è successo, perché tu nel frattempo hai preso possesso della casa, inizi a portare i mobili in questa casa. Poi ci sono una serie di protocolli, addirittura qualche protocollo da parte sempre del patrimonio, con forzatura, che mi avrebbero tolto questo alloggio con forzatura. Cioè, che poi andando a leggere, io ho dovuto fare un altro protocollo a nome mio, facendo capire all'ufficio protocollo che questo reato, questo fatto di togliere l'alloggio, lo può fare solo il sindaco, non lo può fare, non può prendere questa cosa dall'ufficio patrimonio. Quindi io non so neanche se il sindaco lo sa o non lo sa. Sei informato della cosa. Sei informato della... Vabbè, ma nel frattempo hai portato la tua residenza là oppure era ancora... Non siamo riusciti, perché giustamente se tu vai a chiedere un domicilio, oggi quando tu chiedi un domicilio, arrivano i vigili e vedi se ci apre. Se non siamo riusciti ad entrare, come faceva a farci la residenza? Però nel frattempo comunque hai fatto l'allacciamento, quindi Enel, comunque pagato l'allacciamento Enel come non residenza, quindi anche con importo maggiore. Tra l'altro, perché l'Enel fa pagare importo maggiore. Sì, 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 sì. Quindi sia per l'Enel, telefono, hai portato là mobili, documenti, attrezzatura. Questa perché è un'altra storia. Questa è... Perché dopo questa serie di protocolli, il febbraio 2014, nell'attesa sempre di questo cambio dell'alloggio, c'è stata una famiglia che ha un venerdì sera... aveva occupato l'alloggio. Praticamente io sono andato lì alle 9 non c'era più dormivi là, ci andavo quasi tutti i giorni, ti regavi nella casa. Praticamente giustamente ho dovuto chiamare i carabinieri per venire a fare un sopralluogo, dicendo che avvisando anche alla signora che non avevano occupato un alloggio vuoto, vuoto, avevano occupato un alloggio già assegnato e che stessero facendo delle... praticamente questa signora dice no, io faccio, fai babà meglio te. Questo me lo devono spiegare che vuol dire sto babà. Comunque, ho chiamato i carabinieri quando sono venuti mi hanno allontanato per evitare discussioni, anche perché c'era qualcun altro che... detto che io non contavo niente, eccetera, eccetera, quindi subito anche questioni morali, eccetera, eccetera. I carabinieri prendono i dati di questi occupanti, la mattina seguente vado dai carabinieri, formulo la querela contro gli abusivi e la stessa copia della querela, esco dai carabinieri, vado dai vigili e consegno la querela, una copia della querela, al comandante dei vigili urbani. Quindi aspetto, anche perché in questa loggia ci sono dei programmi originali di grafica, dei programmi originali di musica, dei miei documenti, dei miei mobili, attrezzatura varia, attrezzatura varia, di tua proprietà. Incredibile, cioè, io non so che fine hanno fatto questa roba, questa attrezzatura, questo materiale. Costoso, perché un programma di grafica costa 700-800 euro, un programma di musica originale costa 300-400 euro. Io poi, essendo
anche una ditta i programmi li deve tenere originali, sì, e quindi licenziati. Anche i programmi, i dischetti, io ormai, diciamo, danni incredibili che non so dove sta questo materiale. Poi giustamente aspetto un bel po' e faccio fare, mia moglie decide di chiamare l'avvocato e fare una diffida all'ufficio patrimonio. Questo ufficio patrimonio, dopo questa diffida che fa l'avvocato, fatto sia all'ufficio patrimonio sia all'avvocatura, verbalmente dicono all'avvocato che avrebbero fatto questo, dopo aver visto la querela, avrebbero fatto questo, come si dice, sgombro di abusi. Ma dopo soltanto il 27 marzo mi arriva una missiva prima all'avvocato dove dice che è incominciato, visto che noi non ci abitiamo, visto che ci sono gli abusivi, hanno incominciato a fare questa sgombro a mia moglie, cioè all'inverso? Sì, pensavano che sarebbe stato più facile togliere i diritti a mia moglie che degli abusivi non agli occupanti. Questa era la storia. Poi c'è un'altra cosa, oramai ha perso pure il diritto ad avere una casa perché è stata fatta una nuova graduatoria. Sì, adesso c'è una nuova graduatoria, quindi in cui non è stata presentata nessuna domanda. Noi abbiamo comunque, io personalmente, dopo aver ricevuto la missiva, io ho fatto una querela alla Guardia di Finanza che poi giustamente passa alla Procura direttamente con l'indagine, e lì addirittura giustamente visto questa incongruenza mi sorgono i dubbi di tutto. Quindi chiederò un controllo generale dal 2006 in poi tutte le case che sono state assegnate. Sì, perché 21 alloggi in 6 anni io non ci credo più. Anche perché ho sentito delle cose allucinanti, ma delle cose allucinanti sul serio, sia per quanto riguarda altri abusivi e sia per quanto riguarda sono voci di corridoio, voci vox populi che non hanno nessun riscontro. E poi mia moglie invece ha fatto la querela direttamente alla Procura della Repubblica e insieme poi faremo il ricorso al TAR. Quindi stavamo dicendo e quindi dopo la mia denuncia alla Guardia di Finanza anche mia moglie ha fatto la denuncia direttamente alla Procura della Repubblica, poi andranno insieme e ci rivolgeremo anche a quindi una denuncia fatta verso sempre nei confronti dell'ufficio patrimonio Tarantino e Polito, e giustamente all'inizio c'era Cannoniere, quindi verso il comune di Eboli. Sì, una denuncia verso il comune di Eboli, va benissimo. Quindi facciamo un attimo il resoconto, forse perché alcune cose non sono state chiare. Allora, la famiglia di Mimmo Bruno, 2006, domanda per accedere alla graduatoria per poter usufruire di un alloggio del comune di Eboli. Che succede? Nel 2011 gli viene assegnato, o meglio, proposto un appartamento terzo piano senza ascensore. È da premettere che nella famiglia di Mimmo Bruno c'è una persona portatrice di handicap, ovvero la figlia che purtroppo usufruisce di una sedia a rotelle, quindi un terzo piano senza ascensore riconosciuto al 100%. Al 100%, quindi terzo piano senza ascensore è impossibile. 2012, che succede? Nuova assegnazione, una casa piano rialzato, 7 scalini, quindi c'è la necessità di uno scivolo, di realizzare uno scivolo, però che succede? Che questa casa ha comunque dei problemi perché c'è una grossa perdita d'acqua all'interno dell'appartamento. Ovviamente normalmente il comune di Eboli o chi altro, insomma, assegna un appartamento, questo appartamento deve essere consegnato chiave in mano, perfetto, nel senso che non ci devono essere problemi. Allora, 2012 iniziano i problemi perché in un primo momento Mimmo Bruno decide: sì, vabbè, accetto questa casa
e mi impegno voglio fare io i lavori di ristrutturazione, voglio fare questa ristrutturazione, però che succede? Ti rendi conto poi nel 2013 che i lavori vanno non era più possibile perché ci sarebbe dovuto una cifra esorbitante, sì. Anche perché poi la ragazza ha bisogno di altre ma poi attenzioni. Anche perché ho saputo in secondo momento che prima di tutto non era vero che avrei perso il diritto e secondo ho saputo sempre che per quanto riguarda il problema di mia figlia anche i metri dell'alloggio cioè, potevano essere maggiori, quindi si sarebbe potuto prendere un alloggio almeno di 80 metri quadrati con la camera da letto più grande almeno 80 metri quadrati, cioè, quindi alla fine succede comunichi che non puoi più farti carico e quindi qui cade l'esonerazione puoi più farti carico delle spese e quindi decidi di recarti di nuovo all'ufficio patrimonio e loro si impegnano a sostituire l'alloggio. Si impegnano a sostituire l'alloggio, solo che nel frattempo la casa viene occupata e quindi hai perso completamente tutto. Poi c'è stata la denuncia, dobbiamo quindi per adesso loro hanno avviato una missiva. Allora noi in effetti noi non ce l'abbiamo con chi ha occupato perché la casa è un diritto di certamente tutti. Quindi l'unica cosa io la querela agli abusivi l'ho dovuto fare per prassi ma l'unica cosa che Mimmo Bruno vuole è che ci sia che venga fatta chiarezza, che venga fatta giustizia e fra l'altro che anche la figlia usufruisca di una casa comoda certo. E quelli che sono in graduatoria, quando vi chiamerà il patrimonio che vi vuole affidare un alloggio, se vi dirà aggiustatelo, ricordate che state contribuendo a favorire da parte del proprio un reato. Okay? La casa deve essere consegnata, chiavi in mano. Grazie da Luigi Squillante e Mimmo Bruno. Arrivederci da Eboli in Pitore. Thank you.